le tende nel PD, al Nazareno non sono mai entrate. E abbiamo portato le tende perché dal nostro comunicato stampa noi non abbiamo mai parlato di occupazione, ma del fatto che ci saremmo recati Beh, io al Nazareno. sapevo che avreste visto Sanremo al No, Nazareno. quello è stato un E Sanremo gioco. c'è alla notte, no? Sì, Quindi però è stato un vediamo gioco. la Se foto, posso, dai, questa cerchiamo di farla fotografia vedere non è anche a stata casa. fatta, non è stata scattata al Sì, Nazareno. vabbè, Sì, però il questo è concetto è chiaro. quello. Siamo ragazzi, siamo giovani, siamo movimentisti, blocchiamo Ok, il io volevo partito. iniziare con Prego. dire che non siamo entrati mai con le tende al Nazareno, Vabbè. abbiamo cercato di fare un'operazione di comunicazione, visto che c'era la storia dell'occupazione, abbiamo detto arriviamo con le tende. Dopodiché, altra domanda. Io penso che, e questo l'ho detto fin da principio, cioè dire che il PD in questo momento insieme alla Lega, al governo, è difficile per me accettare questo tipo di narrazione, perché io ritengo che quello a cui stiamo assistendo oggi è semplicemente la fotografia di ciò che è accaduto nel 2018. La Lega in questo momento è al governo perché il popolo sovrano ha stabilito allora che avesse quelle percentuali, con quelle percentuali in un governo di Beh, ma unità voi avete fatto nazionale una ci campagna può contro la stare. Lega No, in io Emilia. dico un'altra cosa, il momento Arriviamo da storico, contro la Sallusti e da Calenda, assolutamente sì. sì, la rivendichiamo, poi io sono una Anzi, contro meridionale, quindi Lucia la Lega non Borgonzoni. ho mai creduto e non credo neanche adesso che ci sia stata una mutazione così repentina, come non ho mai creduto che ci sia stata una fine Ma di almeno approccio loro mutano. secessionista. Mi